Care sorelle e cari fratelli, abbiamo bisogno di un grande risveglio. Me lo dice una donna anziana. Abbiamo bisogno, dice lei, di ripartire, perché qui non succede niente, è calma piatta. Ripartire come Chiesa. Nel viaggio su cui ci ha incamminato la vocazione che ci è stata rivolta, si intende naturalmente. Però non a tutte piace viaggiare nella vita quotidiana. Non siamo tutti e tutte curiosi. Non tutti amano incontrare persone di altre lingue, di altre culture, avere a che fare con altre usanze. E poi quegli strani cibi e le malattie che si possono prendere, ne possiamo fare effettivamente a meno. Non tutti hanno mezzi per fare del turismo nelle vacanze e non tutti i nostri viaggi sono vacanze, sono spostamenti e itinerari dai molti nomi, emigrazioni, esodi, esili e fughe. Siamo molto spesso tra coloro che resistono di fronte ad un viaggio, meglio ognuno a casa sua. Quando però parliamo della nostra vocazione cristiana, il viaggiare non è facoltativo, il viaggiare si impone. Se non ti sposti, se non vivi uno spaesamento umano davanti a Dio, c'è qualche cosa che non va. Nello stare fermi c'è il rischio di costruire una casa più o meno bella, una struttura di pensiero, parole e azioni più o meno stanca, dove ogni cosa ha la sua spiegazione, il suo perché, il suo posto, dove anche le domande, cioè dove anche una fede che apprezza le domande, alla fine fa le domande che gli vengono in mente dall'interno di quella casa, dove le esaltazioni si alternano alle delusioni, perché dipendono dai punti di vista che umanamente abbiamo dall'interno della casa. Finisce che invece di abbandonarti con piena fiducia all'incontro con quel Dio che si è spaesato per venire fino a te e portarti liberazione e che ti vuole far camminare, ti arrocchi e ti difendi. Ti trinceri nel tuo paese etico, teologico e spirituale, in ciò che ti è familiare. Magari discuti anche appassionatamente, ma da fermo. Gli interlocutori di Gesù nel nostro testo avevano proprio come noi un paese, una casa madre della fede, una patria di fede, fatta come la nostra, di affermazioni e di domande, di vive discussioni, di sforzo nel comprendere la parola di Dio per loro, una pratica di vita quotidiana e di culto che voleva essere coerente con la proclamazione della propria fede. Ed ecco Gesù, un imprevisto, così come si presenta, un estraneo. E coerentemente i suoi interlocutori applicano
i loro convincimenti, per affidarsi a lui, per credere, chiedono un segno da Dio stesso. Vorrei che li apprezzassimo veramente. Non pretendono di giudicare da soli. Chiedono a Dio un segno per sapere se partire per un viaggio verso l'ignoto che porta Gesù oppure no, rimanere fermi. Hanno bisogno, in coerenza con il loro pensiero di fede, che Dio mandi un segno eccezionale, accompagni le azioni e le parole di questo straniero Gesù con un segno dal cielo che sia riconoscibile per loro. E che male c'è a chiedere un segno da parte di Dio? Il nostro Dio, secondo le scritture, non è forse un Dio che ci raggiunge offrendoci segni? Un arcobaleno, un cielo stellato, le tavole della legge, una donna con un po' di farina, un'ombra di morte che arretra, un ramo di mandorlo. Eppure Gesù è categorico. Per questa generazione incapace di spaesamento, trincerata nel suo paese teologico ed etico, con i suoi convincimenti di affermazioni e domande, a questa generazione così è offerto un solo segno: l'estraneità, un incontro con l'estraneità. Un incontro con qualcuno che viene da altrove e che non si presenta come qualcosa di familiare. Gesù evoca due viaggi, due spaesamenti: quello della regina del Mezzogiorno verso la corte del re Salomone, colei che volle incontrare di persona il re di uno staterello neppure confinante con il suo, solo perché ne aveva sentito parlare. Una regina curiosa che fa uno spaesamento senza secondi fini, se non per vedere di persona la sapienza del re. E noi sappiamo che la regina del Mezzogiorno non ne restò delusa. Il viaggio del profeta Giona. Giona a Ninive, il segno determinante per questa generazione sulla difensiva. Lui stesso arroccato nel convincimento di rischiare inutilmente la vita andando a Ninive, tanto famosa per la sua potenza, per la sua organizzazione, la metropoli nemica con il suo sistema religioso, la sua scrittura, la sua lingua, così estranei. Giona prova ad evitare quel viaggio, a mettersi al riparo. Tanto non ne vale la pena, deve aver pensato a Giona, viaggiare verso l'estraneità. Alla fine, accettando per forza uno spaesamento estremo, arriva a Ninive e non incontra sorprendentemente la morte, ma l'ascolto della parola di Dio da parte di quegli estranei. Uno spaesamento dei niniviti, che inizia dalla periferia della città e solo in un secondo tempo diventa decreto stringente del re. E Giona non incontrerà il giudizio di Dio sui niniviti, tanto atteso dal punto di vista della sua conoscenza di Dio, in armonia con la sua opinione dei niniviti. Incontra la misericordia di Dio per gli estranei, incontrando lui stesso un Dio estraneo, che continua a spaesarlo, a sorprenderlo, che offre a tutti, ai niniviti e a lui,
la manifestazione della sua grazia. Il segno che Dio ha dato ai niniviti con Giona è quello dell'estraneità che ti incontra, ti spaesa e in questo modo ti cambia la vita. Ed è lo stesso segno che è dato alla generazione contemporanea di Gesù e ad ogni altra generazione, anche alla nostra. All'arroccamento, alla difensiva, all'eccessiva sicurezza di essere la vera discendenza della famiglia di Dio e non degli estranei rispetto a Dio, Gesù risponde con il segno dell'estraneità. Questa generazione non riceverà un segno che le è familiare, ma un segno di contraddizione, di crisi. Crisi della tua sistemazione di Dio nel tuo panorama umano, crisi del rapporto che tu ti immagini ci sia tra il credere, la fede, e il fare, l'agire. Crisi del modo con cui guardi gli altri e le altre e li giudichi. Luca disegna nel Cristo l'immagine di Giona, che invita alla conversione come accettazione di un incontro con Dio, il diverso da ognuno e ognuna di noi, e come occasione per la propria vita. Giona è lo straniero fra i niniviti, Gesù è lo straniero fra noi. Ora, noi umani, purtroppo, ce lo dicono anche gli antropologi, sotto tutte le latitudini, fin dagli albori, siamo, lasciatemi dire questa parola, purtroppo naturalmente xenofobi, cioè ostili, avversi e nemici di ciò che ci è estraneo e di chi vediamo come estraneo. I muri, i conflitti, i pregiudizi, gli stereotipi, le guerre sono lì a ricordarcelo ogni giorno. Ma non siamo solo xenofobi nei confronti degli esseri umani. Purtroppo siamo anche xenofobi davanti a Dio. Noi cerchiamo di comprendere Dio, di trattenerlo nel nostro sistema di convincimenti oppure di confusione. Solo la riflessione, una reminiscenza a volte dell'amore del prossimo, la preghiera e veramente tanta fatica umana, a volte ci permettono di andare incontro all'estraneità umana e divina e provare ad entrare in dialogo. Ma il segno che ho offerto alla nostra vita è proprio l'appello ad accogliere a nuovo ciò che non è previsto, che non è coerente, che non è omogeneo, che non è riducibile alle nostre categorie di pensiero, anche teologico, al nostro modo di sistemare il comportamento umano che più abbiamo familiare. Non solo verso gli esseri umani, ma a cominciare proprio da Dio. L'incontro con un estraneo, con una estranea, certo che è spiazzante, dovrebbe portarti ad interrogarti su di te, dove sono io, sul tuo posto nel mondo, sulle tue risorse, sulle tue prospettive e a creare uno spazio per l'altro e per l'altra. Eppure la rottura del mondo della familiarità è testimoniata nella Bibbia come un segno della salvezza che viene da Dio. In molti racconti di conversione biblici e lungo la storia del cristianesimo,
Molti e molte hanno vissuto uno spaesamento salutare e hanno disseppellito l'annuncio di Cristo il Liberatore per coloro che avevano abbandonato Dio, perché appariva loro come fonte di ogni esclusione, a volte anche dell'ingiustizia e della violenza della società, di una società. L'estraneità misericordiosa di Dio è quella che ti viene offerta e che ci invita ad abbandonarci nel viaggio della fiducia. Lì, su quel viaggio della fiducia, incontriamo i segni che Dio ci offre. A chi è già spaesato, già in viaggio, è offerto il segno. Chi vive la crisi dello spaesamento è accompagnato dal segno. Perché tu ricominci a vivere da sopravvissuto alla catastrofe come Noè. Perché tu viva della promessa contro ogni evidenza realistica come Abramo. Perché tu cammini libero, perché tu cammini libera in mezzo al pericolo e alla fatica del deserto, come il popolo uscito dalla schiavitù d'Egitto, avendo cura delle relazioni con gli altri e le altre. Perché tu, come Elia, condividendo il poco degli ultimi a te estranei, sia per loro fonte di vita. Perché nella inevitabile mortalità umana tu possa dare un senso al tempo che hai a disposizione, come il re Ezechia, un tempo donato. Perché come Geremia, nel mezzo della distruzione del presente, tu annunci che sai che c'è ancora un futuro. Se ancora oggi, come già è capitato altre volte nella Bibbia, nella storia del cristianesimo e delle chiese, se ancora oggi accettiamo di essere spaesati da Dio, allora viaggiamo sotto il segno di Giona. Nell'accoglienza dell'estraneità di Dio, noi, gli estranei a Lui per eccellenza, da Lui cercati e amati, incontriamo la grazia stupefacente e liberatoria con cui possiamo camminare in piena fiducia in mezzo alle sfide umane del nostro tempo e di ogni tempo. Questo, a mio avviso, è importante proprio oggi, in questo tempo di rinnovati muri mentali e materiali, con cui ci difendiamo dagli altri e dalle altre, di reticolati e di macerie, di fronti contrapposti, di mi piace e non mi piace in un clic, in cui l'estraneo che possiamo incontrare non è vissuto come un segno di benedizione, come un richiamo che ci arriva, ma in genere diventa un capro espiatorio per tutto ciò che secondo noi non va nel mondo che noi stessi abbiamo costruito. Ecco, care sorelle e cari fratelli, ogni epoca umana ha ricevuto delle sfide. Ci sono state le sfide di 100 anni fa, ci sono state le sfide di 80 anni fa, ci sono state le sfide più varie e più svariate. Noi abbiamo le nostre oggi. Allora, ci conceda Dio una vita di liberi viaggiatori e di libere viaggiatrici. Ci tenga lontano da una vita immobile ed arroccata. Ci insegni a confessare la nostra incredulità per ripartire. Ci dia di riconsiderare la sua grazia, che ama le persone indipendentemente dalle loro qualità umane, così diversi da Lui come figli e figlie. La regina del Mezzogiorno e i Niniviti sono i nostri precursori. Hanno colto
l'incontro con l'estraneità e se ne sono giovati. E per noi c'è più che l'incontro con il profeta o con un re. C'è l'incontro con Gesù Cristo. Io non lo so se questo rimetterci in viaggio, questo lasciarci incontrare dall'estraneità misericordiosa, non lo so se questo lo potremo chiamare un grande risveglio. Sarà sicuramente una ripartenza, come quella donna anziana vorrebbe per la Chiesa di cui è parte, guardando oltre la sua generazione. Amen.